Allora, senza fare allarmismo, però la situazione è molto seria e quindi merita tutta la nostra attenzione e merita di essere affrontata in modo molto preciso e puntuale. Sono state emanate con un'apposita ordinanza congiunta dal Ministero della Salute e dalla Regione Veneto delle prescrizioni di natura precauzionale con un'ordinanza che prevedono la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e prevedono anche la sospensione di tutte le manifestazioni sia pubbliche che private, tutti gli eventi siano in luogo pubblico o privato, anche di natura religiosa, tutti di natura ludico, di natura sportiva, culturale e anche tutte le discoteche e i locali notturni. È intervenuta un'ordinanza del Ministero della Salute congiunta con la Regione Veneto nella quale sono state date precise disposizioni di carattere precauzionale e che fanno appunto riferimento alla sospensione di tutte le manifestazioni e di tutte le iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico, quindi anche luoghi sia chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludica, sportiva, religiosa, discoteche, locali notturni di qualsiasi tipo. Sono chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, a cominciare dalla scuola dell'infanzia, e tutte le sono sospese, è sospesa la frequenza delle attività scolastiche. Allora, per ora l'ordinanza ha una durata temporale fino al 1 marzo 2020, naturalmente in considerazione di quelle che saranno poi le esigenze che dovessero venire fuori in questo periodo si potrebbe decidere di prorogare queste misure oppure di interromperle. Naturalmente quello che va sottolineato in modo particolare appunto è che si tratta di misure di natura precauzionale e sono delle misure preventive, quindi sono finalizzate a evitare la diffusione del contagio. Quindi sono tutte iniziative che sono state adottate proprio per evitare concentrazioni di persone in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico. Per lo stesso motivo sono sospese le visite ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura anche per quelle per l'accesso libero o gratuito agli istituti e ai luoghi previsti dall'articolo 101 del Codice dei Beni Culturali. Sono sospese anche tutti i viaggi di istruzione sia in Italia che all'estero e ne sono in vigore tutte quelle precauzioni di carattere generale che sono state sia indicate nel vademecum e quindi delle precauzioni di natura igienico-sanitaria e sia tutte quelle indicazioni da seguire nel caso in cui si sia tornati da un viaggio in Cina da meno di 14 giorni oppure si siano avuti contatti con persone tornate dalla Cina da meno di 14 giorni. Per quanto riguarda la situazione coronavirus a Rovigo, in Polesine, noi abbiamo, da quando sono comparsi i due casi positivi di Schiavonia, abbiamo attenzionato sei persone che sono attualmente ricoverate, 4 in malattie infettive a Rovigo, 2 in un'altra struttura della provincia. A questi 6 casi abbiamo effettuato il tampone per la ricerca del coronavirus perché presentavano il criterio epidemiologico, cioè erano stati in contatto con la struttura di Schiavonia o con persone che erano state ricoverate a Schiavonia e presentavano una modesta e presentano tuttora una modesta sintomatologia. Per 3 persone il tampone è risultato negativo, quindi non c'è presenza di virus. Per altre 3 persone attendiamo l'esito per domani. Quello che voglio sottolineare comunque è che tutti e 6 i casi sono riconducibili ad un contatto, ad un passaggio di queste persone con Schiavonia. Vale a dire, non hanno avuto elementi di rischio sul territorio polesano.